Dal 17 febbraio fino alla fine del 2024 tornano gli eventi della primavera della legalità. Sono 43 gli enti coinvolti per questa settima edizione all'insegna dei temi della lotta alle mafie e alla criminalità organizzata. Organizzando le iniziative sulla primavera realità abbiamo capito che 5 sono i temi più dedicati per la criminalità organizzata, che sono la violenza, la povertà, l'omertà, il profitto e la scarsa resistenza ambientale. Ecco, queste sono le tematiche che in qualche modo rendono la criminalità organizzata forte. Cerchiamo col nostro contributo di diminuire questa scarsa resistenza ambientale. Cosa significa? Che organizzare tante iniziative in un territorio significa rendere quel territorio più forte con maggiori difese sul tema della mafia. Quello che ho imparato in questi anni, che le posso dire, è che chiaramente il tema della criminalità organizzata non è un tema legato ad alcune regioni italiane, è un tema che interessa tutto il nostro paese, anche e soprattutto le regioni del nord, dove appunto circola tanta ricchezza. E per questo, per esempio, una delle iniziative importanti, a giugno avremo il procuratore generale di Ancona, Roberto Rossi, che ci parlerà proprio delle criminalità organizzate specificamente nel centro Italia, quindi sarà una grande occasione anche per conoscere la realtà del nostro territorio. Anche la CGIL partecipa e aderisce con delle iniziative che mettono al centro il tema appunto della lotta alla mafia con quello del lavoro. Sì, noi siamo partner della Primavera della Legalità dalla sua istituzione nel 2014. Ogni anno siamo contenti appunto di organizzare delle iniziative specifiche sulla legalità che negli anni poi è evoluto, nel senso che la legalità viene declinata nelle varie iniziative su vari aspetti. Quindi non solo sulla criminalità organizzata, ma anche sulle varie forme di sfruttamento che per quanto riguarda noi attengono prevalentemente al mondo del lavoro. Quest'anno faremo un'iniziativa con all'ITIS di Urbino, dove saremo presenti noi e anche in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro, l'AST e anche il Nucleo dei Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro, per parlare appunto della diffusione anche del fenomeno del caporalato negli altri settori della produzione, non solo in agricoltura, quindi con i ragazzi, a partire proprio da dei casi che abbiamo seguito insieme ai lavoratori di alcune realtà che si sono sviluppate negli anni in questo territorio. Poi faremo un'iniziativa sul caporalato in agricoltura a luglio a Mondavio con un nostro esponente nazionale della FLAI CGIL, la categoria che si occupa appunto dei lavoratori dell'agricoltura. E poi anche quest'anno confermiamo il campo della legalità a Isola del Piano, nella struttura della fattoria della legalità, nel bene confiscato alle mafie che appunto è Isola del Piano, dove appunto ci sarà uno spettacolo teatrale importante su sempre il tema della criminalità organizzata. E oltre a questo abbiamo riaperto con alcune scuole medie e anche superiori della nostra provincia un'azione o comunque una presenza nelle scuole con i ragazzi per parlare appunto di diritti e doveri del mondo del lavoro che si svolgerà lungo l'arco temporale di questa stagione, di questo anno scolastico.